dei libri, perché i libri che ha pubblicato Gianni Berengo Gardin sono davvero tanti, sono più di 250 se non mi sbaglio. In questa pubblicazione di contrasto, che è a cura di Bruno Carbone con un saggio di Peter Galassi, si cerca di fare, diciamo, un compendio di tutto quanto è stato pubblicato dal maestro Gianni Berengo Gardin, dall'A di Abbazie e Conventi del 1973 alla Z di Zingari a Palermo. E già semplicemente a questi due estremi ci rendiamo conto di quanto è stata vasta, eterogenea, diciamo, l'attenzione dello sguardo di Berengo Gardin sulla realtà, dalle commissioni più patinate anche a quelle invece alla fotografia di impegno civile. C'è una di queste anime che lei preferisce rispetto ad altre, oppure? Ma dipende. Io ho fatto tanti libri, un po' tutti i generi. Quelli che preferisco sono i sociali, quelli che riguardano il sociale. Però anche gli altri li ho fatti volentieri. Io ho lavorato 15 anni per il Touring Club Italiano e ho fatto la maggior parte, tanti libri per loro, e di architettura, di città italiane, paesi italiani, ma tanti anche all'estero, tutte le nazioni europee. E quindi sono figli minori, ma sono sempre figli miei. Ecco, diciamo, il libro di inchiesta, il fotogiornalismo è sicuramente un elemento importante per un fotografo. E poi con i personaggi che ho potuto lavorare dagli inizi, quello di Venezia con Giorgio Bassani e Mario Soldati, poi quello su Luzzara, un paese, 20 anni dopo, con Cesare Zavattini. E insomma, poi quello importantissimo, Morire de classe, con Franco Basaglia. Quindi sono i libri che mi hanno permesso di fotografare delle situazioni, ma anche di conoscere grandi personaggi. In questo senso avete lavorato insieme al curatore Bruno Carboni per, diciamo, mettere insieme il materiale, decidere qual era un po' il percorso. Ma Bruno Carboni è direttore di una biblioteca di Le Mans in Francia, e quindi è un mio appassionato, un mio fan, come si dice oggi. Lui ha raccolto tutti i libri, e tanti libri che io non ho nemmeno, e quindi un conoscitore profondo di libri. E poi anche il testo è molto interessante, perché lui ha fatto il testo, il tecnico. E poi l'altro testo invece è del direttore del MoMA, della parte fotografica del New York, e quindi sono due testi interessanti. In realtà gli amici, Ferdinando Scianna in particolare, mi ha detto: il più bel libro che hai fatto. Ma io in realtà per questo libro non ho fatto niente, perché ha fatto tutto Carbone, e quindi la contrasto, e quindi sì, la materia prima è mia, ma però il libro non è merito mio. Diciamo uno dei pochi libri che non è merito 50 mio. 50 e 50. Io direi che è merito suo, perché insomma dopo 50 anni e più di carriera, e che carriera, si può anche un pochino vivere di rendita, mi sembra legittimo. Sì, in effetti. Ritornando su alcuni dei compagni di viaggio che ha citato poco fa, in particolare quelli per i lavori a carattere più sociale, diversi erano scrittori, e questo in qualche modo testimonia anche come non solo il libro come oggetto, ma proprio la letteratura sia stata importante per le sue scelte professionali. Perché? Ma è perché è un po' merito degli editori, che sceglievano personaggi interessanti a cui far scrivere un testo dei miei libri.
E poi perché io ho sempre sostenuto che le fotografie da sole non vivono. C'è chi dice che una fotografia vale più di mille parole, io non sono assolutamente d'accordo. La fotografia ha sempre bisogno di un testo di accompagnamento, e se è un libro ancora di più, perché solo fotografie e libri non vivono. Hanno bisogno di un testo che racconti, che completi la visione del fotografo. Uno come lei, che ha attraversato varie generazioni per quello che riguarda il mondo della fotografia, ha visto anche trasformarsi completamente il mondo della fotografia con l'avvento del digitale. Il suo rapporto con le moderne tecnologie com'è? Terribile. No, in effetti il digitale è stata una grande rivoluzione. Come tutte le rivoluzioni, ha fatto del bene e del male. Ha fatto del bene perché ha fatto conoscere la fotografia a tutti. Però ha fatto del male, nel senso che ormai c'è un'inflazione di fotografie, di brutte fotografie. Tutti fotografano, tutti comprano magari un telefonino al sabato, alla domenica hanno fatto tre foto e dicono: io sono un fotografo. Invece sono solo persone che scattano fotografie, e che è completamente diverso. Quindi il digitale ha cambiato la mentalità dei fotografi. Una volta, prima di fotografare, si pensava, c'era anche la difficoltà tecnica, che oggi non esiste più, perché è la macchina che pensa per te. E quindi ci si affida troppo alla macchina e non alla testa del fotografo. Ma che cos'è che fa la differenza tra un fotografo e un non fotografo? La tecnica, lo sguardo, sensibilità? Lo sguardo, anche la sensibilità, e poi saper scegliere i soggetti. Il fotografo sceglie sempre in base a una scelta culturale che fa. Il fotografo dilettante fotografa il bello, non il buono, il bello. Vede un bel tramonto che un fotografo professionista non farebbe mai, ma lo fotografa convinto. Perché specialmente i giovani si sono buttati di più sulla cosiddetta fotografia d'arte. E questo è un male, perché non fanno altro che scimmiottare le cose che hanno fatto i pittori 50 anni prima di loro, 100 anni addirittura. Bianco nero o colore? Diciamo, dovendo fare una grossa semplificazione. Allora, bianco nero assolutamente. Tuttora io fotografo ancora in pellicola e in bianco e nero. Però ci sono fotografi bravissimi di colore. Per il mio genere di fotografia trovo che il colore distrae. Distrae molto. Se lei fotografa una massa di gente, ce n'è una con una camicetta rossa, può essere sicura che nella fotografia si nota solo quella con la camicetta rossa, mentre il bianco e nero attutisce un po' i contrasti, e tu fai la stessa fotografia, vedi la faccia della gente. Quindi non è semplicemente una scelta estetica, ma proprio una scelta di linguaggio, vero? Per il mio genere di fotografia dico sempre che è più efficace, perché è più grafico, più forte, più che racconta meglio quello che voglio raccontare. Però ci sono bravissimi fotografi che fanno tutto a colori e sono straordinari, specialmente stranieri. E poi anch'io devo dire che in passato ho fatto alcune cose a colori, però su 250 libri ce ne sono 4-5 al massimo che ho fatto a colori. Quota percentuale minima. Veramente perché, una coerenza. Coerenza. E poi io, la mia generazione di fotografi, siamo nati con la televisione in bianco e nero, col cinema in bianco e nero,
tutti i nostri maestri erano fotografi di bianco e nero, quindi abbiamo succhiato latte in bianco e nero fotograficamente, e quindi non potevo che essere un fotografo in bianco e nero. Ecco, a proposito di bianco e nero e colore, e diciamo è anche quel colore che sembra bianco e nero, Giorgio Morandi. A un certo punto lei, senza scimmiottare i grandi pittori, ma andandoli a trovare, ha realizzato un lavoro su Giorgio Morandi, che è contenuto anche in questo libro dei libri. Com'è fotografare un artista? Io ho fotografato parecchi studi di pittori a Venezia, specialmente Vedova, Tancredi, San Tommaso, e poi ho continuato nel tempo, ma molto meno, a fotografare gli studi. Morandi era casa studio, e quindi ancora più interessante. E poi c'erano tutte le composizioni che lui dipingeva ancora lasciate come erano, e quindi era sia una responsabilità anche fotografare, sia un piacere immenso, perché sentivi questa atmosfera, proprio la sentivi addosso, della, anche se lui era morto, della sua presenza. Qual è invece la macchinetta fotografica feticcio di Gianni Berengo Gardin, se ce n'è una? C'è la Leica. La Leica è la grande passione mia e di tutti al 99% di fotografi della mia generazione, che si usava quegli anni. Poi ho fotografato tanto anche con l'Hasselblad 6-6, con la Rolleiflex, se ho seguito un po' i tempi, ma la Leica è rimasta quella del cuore, e le cose che mi interessano di più le fotografo con la Leica, perché la Leica ai suoi tempi era la macchina, non una macchina, e quindi era obbligato a comprarla, facendo i sacrifici terribili da giovane, perché è sempre costata abbastanza. Era un investimento sul futuro, diciamo. Sì. Però c'è un vantaggio, che la Leica, ho delle Leica ancora del 54, perché vanno perfettamente. Scattano perfettamente. Le moderne dopo 3, 4, 5 anni. Ma perché la Leica è fatta... Sembra che io faccia propaganda, pubblicità per la Leica. Pagata. La Leica non mi ha mai pagato e mai regalato niente. Nulla. Mi faceva degli sconti, pochissimi sono sconti. Quelli che riguardano tutti i professionisti del settore. Ma perché la Leica è fatta ancora tutta di metallo, di ottone, le macchine moderne sono fatte di plastica, e quindi per forza di cose gli ingranaggi, le cose dopo un po' di anni vanno a farsi friggere. Certo. Ha usato una Leica per fotografare le navi da crociera che attraversano la città di Venezia? Ho usato la Leica, perché era una cosa che sentivo profondamente per Venezia, perché pur non essendo veneziano, ho abitato a Venezia 15 anni, quindi mi sento molto veneziano, soprattutto di cultura veneziana. E ho usato le Leica con una certa difficoltà, perché con le Leica si fotografa col grandangolo, e mentre le grandi navi ci voleva almeno un obiettivo normale. Però penso di essere riuscito a dimostrare che pericolo sono per Venezia, perché queste grandi navi, grandi di lunghezza il doppio di Piazza San Marco, di altezza il doppio di Palazzo Ducale, se succede una disgrazia come a Genova, che qualcosa non funziona, a parte i morti che ci sono stati, distruggere Palazzo Ducale, e poi lo rifai, ma non è più Palazzo Ducale, è un'imitazione di Palazzo Ducale. Per non parlare poi dell'impatto anche da punto di vista ambientale che quelle navi hanno nel momento in cui... Tuttora, certo. Muovono il fango sul fondo, inquinano con l'aria,
ci sono certe mattine d'estate che tra uscire e entrare passano 20 navi, 20 mostre, non navi normali, 20 palazzi galleggianti. Allora, prima di salutarci, su quali progetti sta lavorando in questo momento Gianni Verengo Gardini? Allora, sto lavorando con... faccio un lavoro a quattro mani con Donatella Pollini, che è una fotografa milanese molto brava. Stiamo facendo un lavoro sulla resistenza e quello che rimane visivamente oggi della resistenza, fotograficamente oggi della resistenza. E poi altre cose, ma non posso dirvele perché certo, gli editori vogliono il segreto editoriale perché sennò gli altri rubano, escono prima con un libro, ovvio, sullo stesso soggetto. Però insomma, un libro che riguarda la resistenza, un libro quindi legato alla memoria, credo sia insomma, un'operazione importante. Direi di poterci accontentare per il momento del libro dei libri a cura di Bruno Carbone, con i libri e le fotografie di Gianni Verengo Gardin. Grazie mille per essere venuto grazie a trovarci. A voi. Grazie. E grazie anche di non essere come Cartier-Bresson, che per un'intervista anche televisiva si era girato per non farsi riprendere. Ma io ormai ci sono talmente abituato che... svendo la mia immagine e noi la compriamo volentieri. Grazie, grazie ancora. Grazie.